grazie. Un saluto e un abbraccio a tutti, al popolo viola, alle gente rosse, a tutti i movimenti, e ai giovani, alle donne, agli anziani, ai disabili, agli studenti, agli operai che sono venuti qui oggi a combattere questa nuova battaglia. È una battaglia nuova, ma sempre uguale, perché anche il 5 dicembre dell'anno scorso eravamo qui a gridare la nostra rabbia, la nostra voglia di ritornare a vivere in un paese libero, un paese in cui i nostri figli possono ritornare ad avere un futuro degno di questo nome, un paese in cui il fresco vento della libertà spazi finalmente via i miasmi del compromesso morale che hanno reso l'aria irrespirabile e la melma di quella corruzione che sembra ormai essere diventata regola nei centri del potere. Non è cambiato molto da allora, anzi siamo sempre più scivolati verso il fondo di quel baratro che sembra non avere mai fine.